Ciao ragazzi, buongiorno e ben rientrati in Passione Acquatica. Ovviamente, come prima cosa, ringrazio tutte le persone che mi sostengono, sia sul canale YouTube sia su Instagram. Allora, questa volta sto facendo una pescata in solitaria, totalmente da solo, in camper e di durata di una settimana. Oggi è lunedì 10 ottobre e andrò via domenica 16 ottobre. Pescata autunnale. Sono qui al lago Le Ghiarine, infatti come vedete lì si vede anche le montagne russe di Mirabilandia. Sono in postazione numero 1 perché ho trovato questa postazione libera e quindi non ho avuto altra scelta. Speriamo bene, è la prima volta che vengo qui alle Ghiarine. Il posto, primo impatto, è veramente bello, è un posto che non c'è niente da dire, è spettacolare, tenuto secondo me alla perfezione. E niente, speriamo di far vedere presto qualche pesce, anche se mi dicono che a volte questo lago è un pochino difficile da affrontare. Comunque, speriamo bene, dai. E niente, a questo punto ci aggiorniamo prossimamente e ora vi faccio vedere l'impostazione di pesca. Ah, qui abbiamo l'ausilio del barchino, si può pescare con il barchino, quindi pasturazione in loco, diciamo. Va bene così. Vi faccio vedere dove ho posizionato le canne. Andiamo insieme. Allora ragazzi, vi dico la posizione delle canne. Allora, canna di destra posizionata con Tiger e Mice alla punta di questo canneto. Canna centrale, palline alle spezie a circa 30 metri, intorno ai 5 metri di profondità. Canna di sinistra, alla punta di questo canneto, sempre con Tiger e Mice. Ovviamente queste posizioni me le ha consigliate il gestore del lago e delle persone che vengono a pescare, diciamo, che frequentano il lago spesso. Alla quarta canna invece sul picchetto, qui abbiamo il posizionamento del camper. Allora, il ragazzo gestisce il lago e mi ha detto che finché non viene nessuno alla 2 potevo metterla qui, quindi l'ho posizionata qua e l'ho buttata per ora semplicemente qui davanti su un fondale di circa 6 metri, a una distanza tra 30 e 40 metri da riva. Qui abbiamo le palline alla frutta. Speriamo bene. Ed ora vi saluto con questa visuale del lago e speriamo di vederci presto. Ciao per ora. Allora ragazzi, vi aggiorno, sono passate circa 24 ore dalla messa in pesca delle canne e vi aggiorno un attimino. Allora, il succo è che non ho preso ancora niente, però stanotte verso le 4 ci ho avuto una calata sulla canna di sinistra, vicino al canneto, ovviamente mega corsa, svegliata all'improvviso come sapete. E niente, sono arrivato alla canna, non era successo niente, praticamente un po' calato lo swinger e non ho fatto altro che riassestare il filo e tornare a letto. Invece purtroppo un paio d'ore fa ho avuto una bella partenza e ferrata all'amata, l'ho tenuta qualche minuto in canna, poi purtroppo secondo me era anche un discreto pesce, ma non l'ho visto. Comunque si è infilato in un canneto sulla sinistra e insomma tira tira alla fine mi si è slamato. Peccato, peccato perché è stato un discreto combattimento, diciamo, durato qualche minuto. Va bene, ora sono circa le 4 del pomeriggio di martedì, che è martedì 11 ottobre, e niente, se non succede niente ci vediamo domani, ma spero vivamente di vederci prima, con pesci. Ciao raga per ora! Allora ragazzi, soddisfatto perché dopo la persa di oggi ho
un po' prima di pranzo, sono riuscito a fare anche qui alle Chiarine, finalmente ho scappottato dopo un giorno e mezzo di pesca, quindi sono contento. Specchiotta 11,5 kg, non è un pesce enorme, però non so se si vede bene perché purtroppo essendo da solo la situazione è questa. Bella fanciuta, non è un pesce enorme, ma prenderlo di notte con tutti questi canneti sicuramente c'è soddisfazione. Eccolo. Ora mi dispiace non far vedere il rilascio, però purtroppo sono da solo e quindi alla prossima, dai! Ciao raga, piccolo aggiornamento, siamo arrivati al mercoledì qui alle Chiarine. Dopo la cattura di ieri sera, quella cuoio, purtroppo non è successo più niente. Ero un po' ottimista su stamani, visto che ieri ho fatto due partenze, speravo che fossero entrate un attimino in pasturazione, invece purtroppo per ora non è successo più niente. Comunque non c'è problema, massimo relax, come dico sempre. Abbiamo ancora altri giorni a disposizione, quindi può succedere ancora veramente di tutto. Approfitto per dire due cose. Siccome molti di voi mi chiedono come faccio a fare il mais, ora vi dico due o tre cosine. Allora, innanzitutto io non faccio più il mais semplice, ma mischio sempre al mais un terzo di misto per colombi. Per questo devo ringraziare un mio amico, Lorenzo, ciao Emilio, che mi diede il consiglio qualche anno fa e dopo che lui me lo consigliò, insomma, non ho più abbandonato, ho sempre mischiato insieme al mais, perché nel misto per colombi praticamente abbiamo i semi di sorgo, i semi di favino, abbiamo i semi di girasole, la soia, il grano, insomma abbiamo un bel mix di semi. E che le carpe insomma amano moltissimo tutta questa semenza, diciamo, per parlare male. Allora, come faccio? Io praticamente faccio un terzo di misto per colombi e due terzi di mais, mescolo tutto insieme, di solito consigliano 24 ore di ammollo, io sinceramente lo tengo in ammollo 48 ore, a meno viene ancora un pochino più morbido e si cuoce prima, diciamo. Allora, tempo di cottura mezz'ora 40 minuti dal momento che viene a bollire l'acqua. Si usa la solita acqua dell'ammollo. E poi parecchie persone mi chiedono: ma te cosa ci metti dentro? Allora, dentro ci possiamo mettere qualsiasi cosa, ovviamente. A me mi piace farlo speziato, quindi io ci metto sempre del rosmarino, la paprika, insomma qualche spezia, e poi ci metto dentro 4-5 spicchi d'aglio. E quando devo farlo speziato, quando devo farlo dolce, ci possiamo mettere dello zucchero, ci possiamo mettere del dolcificante vario, del dolcificante per dolci, ci possiamo mettere della vanillina, insomma possiamo fare, c'è un largo raggio insomma di roba che possiamo metterci dentro. Niente, ovviamente poi dopo lo facciamo meglio se lo facciamo raffreddare nella pentola, e dopo qualche ora, io addirittura lo levo il giorno dopo, lo mettiamo nel secchio e lo sigilliamo. A quel punto, se non viene aperto, può durare insomma parecchi giorni. Se puta caso vi dovesse avanzare, potete tranquillamente metterlo a bagno con la sua acqua. Se eventualmente non è sufficiente, ricoprirlo con altra acqua, meglio se pulita ovviamente. L'acqua della bottiglia è meglio, o della fontanella, l'importante è che sia pulita, non acqua del lago, perché sennò ci sono i batteri dentro.
A quel punto ci possiamo mettere, io ci metto dell'olio di girasole sopra, dell'olio di semi sopra a coprire. Ecco, in questo caso si può usare, cioè io l'ho mantenuto anche veramente dei mesi, perché comunque fa tipo un sottovuoto e si mantiene dei mesi. Vabbè, dai, detto questo non mi voglio prolungare ancora di più e speriamo di vederci presto con un pesce. Se così non fosse, ci aggiorniamo domani e spero che a qualcuno possa far comodo questa piccola postilla che vorrò raccontare. Ciao ciao per ora. Ciao ragazzi, buongiorno. Sveglia alle 4 di notte, un mega partenzone. Purtroppo non è un pesce enorme, è una poiettina su 6 kg. Ora l'alziamo un attimo, però va bene, dai. Ieri sera prima di andare a letto ho avuto una calata, però purtroppo non ci è rimasto niente. Vediamo, dai. Eccola qua. Bella panciuta, bella tozza. Sì, non l'ho pesata, ma sarà intorno a 6 kg. Vai, si libera, vai. Vai. Ciao raga, ci aggiorniamo. Allora ragazzi, finalmente in questo video si mette un bel pesce qui alle Chiarine, grande soddisfazione. Regina spettacolare, questa regina nostrana, questa è nata qui sicuramente. 23 kg secchi, ragazzi, è uno spettacolo. Mezz'ora di combattimento, uno spettacolo. Guardate che bocca spettacolare, bella, vai, bellissima, grande soddisfazione anche qui alle Chiarine. Quarto giorno, chi la dura la vince, come sempre, si va a liberarla, con calma perché... Stazione di messa in acqua non è delle migliori, ma ce la facciamo, eh? Guarda che roba! Vai, subito, dopo mezz'ora di combattimento. L'hai preso? Vai, forza ragazzi, grandi, dai, dai. Ciao ragazzi, oggi è una giornata fortunata. Fatto questa foio, 15 e 2, spettacolari. Bellissima. Spettacolari. La liberiamo. Vai. Ringrazio Are, il ragazzo che gestisce qui il lago, che con ottimo consiglio delle sue granaglie, questa è caduta con le targhe della Carp Old School. Spettacolare, un pesce spettacolare, preso dall'altra parte del lago. Banana Scopex. Banana Scopex. Grande, forza ragazzi, forza! Lago Chiarina, salutiamo tutti, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, in attesa della cottura della cena, vi dico un attimino cosa è successo da ieri quando ho preso l'ultimo pesce, quella cuoio di 15 kg e 2. Praticamente non è successo più niente,
nottata trascorsa in silenzio, oggi mattinata pomeriggio in silenzio, ora siamo al venerdì sera, siamo quasi al penultimo giorno perché ora domani è sabato, poi domenica andrò via su per giù nell'ora di pranzo. E sessione per ora strana perché ho avuto un giorno due partenze, altro giorno niente, poi per due pesci belli, poi niente, una sessione un pochino strana diciamo, comunque mi ritengo comunque fortunato. Niente, e che dire, a questo punto ci vediamo domani, vediamo se stanotte parte qualcosina, speriamo. Ancora abbiamo due notti, insomma un giorno e mezzo e c'è decisamente ancora parecchio tempo, insomma. E quindi speriamo di catturare qualche altra cosa. Per ora vi saluto e ci vediamo eventualmente domani sera in serata se non succede niente prima, ma speriamo di sì. Ciao per ora raga, ciao ciao. Allora ragazzi, aggiornamento serale, siamo arrivati al sabato sera, ultima notte, domani smontiamo e andiamo via. Non è successo più niente da ieri sera e purtroppo da giovedì sera si è bloccato tutto e niente da dire, si sono fermate e non hanno mangiato più. Va bene, niente, ci vediamo domani se non succede più niente per i saluti finali. Ciao per ora, qui dal lago Leghiarine. Ciao raga per ora. Ciao ragazzi, buongiorno, siamo arrivati a domenica e è arrivato anche il momento di smontare, infatti come vedete ho già smontato. Ora carico le ultime cose sul camper e parto. Direzione casa. Sessione un po' particolare perché i primi giorni ho visto qualche cosina. Poi giovedì sono stato graziato da quei due pesci discreti. La regina veramente, io penso sia stato uno dei più bei pesci che ho preso in tutta la mia vita. Spettacolare, tirava come un missile, sana, spettacolo. Quindi sono veramente soddisfatto e contento di questa sessione. Anche se da giovedì purtroppo non ho visto più niente, ma quello fa parte del car fishing. Che dire, bella esperienza, da solo una settimana, a parte le ultime due sere che sono stato in compagnia con dei ragazzi qui della posta a fianco. E bella esperienza, lago bello, tenuto bene, sistemato, ottimissima esperienza. Detto questo ragazzi, vi ringrazio di aver visto il video, spero che vi sia piaciuto e qualche pesce vi ho fatto vedere anche questa volta, fortunatamente. Mi raccomando, attivate la campanella, almeno siete sempre aggiornati quando metto un nuovo video. E niente, speriamo di vederci presto con un altro video e vi saluto ancora una volta. Se volete andare a vedere il mio sito personale, così tanto per guardare due foto, vi dico che è www.passionepescagabri.gimdo.com e niente, vi ringrazio ancora una volta, sia voi che avete visto il video, sia le persone che mi seguono su Instagram. Ciao ragazzi e al prossimo video e ciao qui da Lago Leghiarine. Ciao ragazzi, ciao ciao.